pagine d'artista non possono prescindere questa settimana da Mittelfest 2015, Cividale del Friuli, con Il colore dell'acqua, questo titolo filosofico, suggestivo, fresco, che richiama questo bisogno, questa urgenza di rigenerazione, rigenerazione dal punto di vista culturale, rigenerazione persino dal punto di vista ideologico, politico. Noi viviamo in un'Europa che necessita di rigenerazione, nella quale noi coltiviamo il sogno, come dice il libretto esplicativo e introduttivo a Mittelfest 2015, il sogno di un'Europa con un'anima capace di rigenerare nel migliore dei modi ogni valore. Oggi siamo sommersi da molti aspetti che sono soprattutto inerenti il mercato, i bisogni, le urgenze economiche, ma non possiamo prescindere da quelle che sono invece le urgenze culturali, da quelli che sono i bisogni di vivere in questa realtà poi specialistica come la città di Cividale del Friuli, la Forum Iuli di Giulio Cesare. Questa grande piccola città patrimonio dell'UNESCO che propone questo Mittelfest con incontri d'arte, di musica, di teatro, di cinema che richiamano i maggiori e più significativi punti di riferimento culturali d'Europa. E non a caso Mittelfest si presenta parlando in italiano, in inglese, in francese, in sloveno e anche in friulano, perché è giusto così. Ma in questi giorni noi vorremmo presentarvi Paesaggio d'acqua, perché l'acqua qualche volta è un'architettura, ecco, neanche noi ci avevamo mai pensato in questo senso. L'acqua è un'architettura perché il paesaggio d'acqua è anche un progetto urbano. E allora, a proposito di questo progetto urbano, paesaggio d'acqua, ricordiamo gli appuntamenti tra oggi, proprio uno è già avvenuto, fino a domenica, il primo alle 17, con La Cascata, a cura della coreografa Valentina Sagin. L'incontro è avvenuto poche ore fa, pochi minuti fa potremmo dire, si è concluso, e la replica alle 19. Al Pozzo di Calista. Anche le location che sono state scelte per questi paesaggi d'acqua sono estremamente suggestive. Il Pozzo di Calisto, dove appunto domani 24 luglio alle ore 19 avverrà la replica di prima La Cascata, e la seconda Il Fiume, coreografia di Luca Campanella, questa volta appunto alle ore 17, sempre venerdì 24 luglio, sempre in replica perché alle 19, così proprio mentre stiamo parlando sta andando in pagina la prima manifestazione con Il Fiume all'Arco Medievale. E poi sabato 25 e domenica 26 luglio alle ore 17 e la replica alle 19, questa volta siamo nella chiesa di Santa Maria dei Battuti, una chiesa preziosa di Cividale del Friuli, oltre il ponte, la chiesa dove questa volta il messaggio d'acqua ha sentito un po' che titolo Il Battistero, con Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi.
luci di Fausto Bondini, ci troviamo di fronte a un ulteriore incontro fa parte sempre di questo del quale stiamo parlando, Paesaggio d'acqua. E poi, sentito che titolo, Gli Zampilli, l'ultimo paesaggio d'acqua e io vorrei dire l'ultimo passaggio d'acqua. È quello di sabato 25 luglio alle ore 19 con la replica del 26 luglio alle ore 17 e qui ci troviamo al Belvedere. Un momento dunque che voglio leggere testualmente, che richiama le architetture acquatiche scelte come tema di ispirazione. La cascata, il fiume, gli zampilli, il battistero. Dentro a esse, area a area e la sua crew si mettono alla ricerca degli uomini d'acqua che li abitano. Momento molto suggestivo che suggeriamo per questi fine settimana a Cividale del Friuli, nella città romana, nella città longobarda, nella città europea di Cividale del Friuli, nella città europea dove il 26, appunto domenica alle ore 21 in Piazza Duomo, si chiude la manifestazione con un maestoso intervento dell'Istanbul State Symphony Orchestra, Place Naiman. Io penso che questo incontro di chiusura sia veramente un momento musicale che tutti coloro che sono sensibili all'arte della musica non possano perdere. Domenica 26 giugno. Cividale del Friuli quindi ha offerto le migliori pagine d'arte, domenica 26 giugno anche un'altra opera teatrale alle ore 18 al Teatro Ristori che potrebbe non essere perduta, soprattutto questa volta dagli amanti della prosa, con Scandalo. E qui ci troviamo di fronte a un'opera che ha un richiamo invece alla vita familiare e ai momenti di incontro e di scontro anche che ci sono all'interno delle famiglie tra generazioni, e anche questo appunto un incontro da non sottovalutare e da richiamare. Però parlo degli amanti della prosa, mentre gli amanti di tutta l'arte in generale, chi ama il quadro, chi ama la musica, chi ama la filosofia, chi sente proprio il messaggio della poesia, non può perdersi l'Istanbul State Symphony. L'Istanbul State Symphony, maestro del minimalismo musicale, autore di colonne sonore entrate nella storia, Naiman ha già dedicato all'acqua una sua composizione utilizzata da Greenway nel film Making a Splash, composta invece da poco su commissione del colosso industriale BASF, la Sinfonia Water, che dopo il debutto viene eseguita per la prima volta in Italia, viene proposta proprio a Cividale. Pensiamo di aver fatto cosa gradita mirando la nostra trasmissione Pagina d'Artista in questa direzione, amici all'ascolto. Ci ritroviamo giovedì prossimo e ci troviamo questa volta ancora con gli artisti della creatività figurativa. Arrivederci.